Buonasera, sto sperimentando la registrazione video in ambienti virtuali usando OBS Studio. Questa presentazione è sull'uso base dell'editor dell'ambiente in Firestorm. Vediamo ora di migliorare la fluidità dello zoom. Ci sono dei comandi utili per controllare lo zoom, con esempio CTRL 8 o il grandangolo, con CTRL 0 da tastiera. Oh, come vedete lo zoom, se lo faccio un'altra volta, vedete che posso agire in diverso modo sul lo zoom. Per ripristinare la visuale, CTRL 9, e per riportare la visuale su se stessi, con ESC da tastiera. Ecco. L'ambiente in cui sono è Edu 3D, è un ambiente per la formazione, un ambiente interattivo e posso in questo ambiente togliere gli elementi, andando gli elementi che impediscono di fluidificare i movimenti e per abbassare il log andando nel menu avanzate troverò modalità rendering e in modalità rendering togliendo la spunta a uno di questi elementi che sono attivati di default posso migliorare la resa e i movimenti del mio avatar nell'ambiente. Innanzitutto, però, è molto interessante andare a vedere, a modificare gli ambienti stessi andando in mondo. Si può andare in editor dell'ambiente e ho dei valori predefiniti dell'acqua, del cielo e del giorno. Prendiamo i valori predefiniti ad esempio del cielo e nella tabella che è nella tabella che compare, ho due sezioni, Atmosphere and Sun e Clouds, e selezionando nella finestra ho diverse opportunità di modificare, come potete vedere negli effetti, l'ambiente. Le luci che corrispondono all'ambiente. Questa è una prova, si possono fare diverse prove di questo tipo in Clouds. Lo stesso posso andare a modificare, ad esempio, vedete, vari colori che fanno da sfondo, dipende da quello che sto facendo e potrebbe essere utile quindi intensificare i toni dell'ambiente per rendere più efficace quanto andiamo facendo. Possiamo andare anche ritorniamo nell'editor ambiente, esempio, sempre
procedendo dal da mondo, editor ambiente, facciamo predefiniti, ad esempio, valore predefiniti acqua, valore predefinito, seleziono un valore, ad esempio coral, reef, oppure questo. Vedete che cambiano proprio i colori di questo dell'elemento acqua. Ok, vediamo sempre in mondo di andare i valori predefiniti del giorno. Possiamo tropicali, ad esempio, scelgo. Vedete, ed altro. Quindi è un modo questo sicuramente di impatto per rendere più accattivante l'ambiente. Si può accedere ai vari menu anche dall'icona che troviamo sulla destra di Quick Preference che ci dà la possibilità appunto di operare anche qui delle scelte. Interessante utilizzare e migliorare la resa e diminuire i lag attraverso le impostazioni grafiche. Si può procedere a preferenze o con Ctrl P sulla tastiera. Andiamo dopo in preferenze in grafica e possiamo procedere impostando le varie le varie opportunità che ci offre appunto la grafica di preference e quindi ci serve per migliorare e rendere più leggere le nostre riprese. Ecco. Faccio vedere così il punto di partenza di questo luogo meraviglioso. Innanzitutto, ecco, stupendo giardino, un punto di partenza per poter accedere alle varie zone di Edu 3D. Molto intense, molto intense. Ok, buonasera.